Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'interno della residenza di Arkham e vi faccio sentire un attimo la voce di Joker. Ok, niente di che. Il Joker stava solo dicendo ai suoi che la dottoressa Young ha nascosto qua la formula del Titan. Mi vedo sempre incasinare in degli angoli stretti quando in realtà basterebbe stare a largo per abbatterli super facilmente. Ok, dai, abbattuti. Quindi stavano cercando gli appunti della dottoressa Young. Cerchiamo di recuperarli quindi prima noi. Qui intanto che c'è una guardia. Ma si può aprire questa porta. Ottimo, però secondo me il nostro obiettivo è di qua, eh. Forse no, vabbè, vediamo cosa c'è qua. Che l'uomo importante nel salone principale. Vabbè, poco importa. Allora, qui dobbiamo prenderci sicuramente un trofeo dell'enigmista. Perfetto. Ma no, lì, vabbè. E questo l'abbiamo preso. Per renderlo più facile da trovare, solo appiccicatelo al lettuccio della tua autovettura, talmente pomposa da essere grottesca. Tra un attimo, tra l'altro, il prossimo trofeo dell'enigmista avremo un livello in più. Perfetto, forse ci basteranno le dentiere? Forse sì. Sento un'altra, sarà qua dentro. Comunque, upgrade, allora non so se aumentare ancora la potenza lì, se emettere i colpi critici che ci danno il doppio attacco, potenziare il Batarang in modo che ci permetta di abbattere i nemici, e ci sono parecchie possibilità. Detonatore di prossimità non è niente male, però volevo mettermi al massimo l'armatura io prima. Così poi stiamo tranquilli, visto comunque modalità difficile, meglio essere coperti. Ok, qua c'era solo la dentiera. Qui dentro non ci possiamo andare, in questo qua possiamo accedere. Sì. Qualcosa dentro ci sarà di sicuro. Esatto, un colloquio con un paziente. Primo colloquio con il paziente. Il paziente mi è stato portato dopo l'incidente con il dottor Mamma. Ha avuto ogni tipo di esaurimento del mondo. Penso che tutto abbia avuto origini in seguito alla perdita della moglie. Finora il paziente non ha proferito parole. Dall'osservazione non si discosta
fare la ricerca in queste condizioni. Sta lontano dal dottor Cox! Subito! A terra! Li abbiamo trovati! Qualcuno chiama un medico! Io che cosa gli ha fatto? Ok, quindi in realtà era lo spaventapasseri che analizzava i medici e non loro che analizzavano lui. Perfetto, quindi di qua non possiamo andare per ora, quindi scendiamo e rientriamo in quella porta dove eravamo prima. Non è qui, quindi cosa c'è? Qui non c'è nulla. Qui chi è? Commissario Gordon? Quello l'avrebbe risolto anche una scimmia. Ok, perfetto, abbiamo risolto un enigma. Cosa serve un uccello sotto la pioggia? Vabbè, è il pinguino sicuramente. Dobbiamo ecco qua degli ombrelli. Facile, vero? Bene, vero. Ok, vediamo la sua biografia. Pinguino, uno dei nemici storici di Batman, possiede una mente criminale eccentrica, noto per la sua passione per l'ornitologia, gli ombrelli truccati e i loschi affari. Ok, l'iceberg lounge di Gotham è solo una facciata utilizzata da Cobblepot per coprire una vasta gamma di attività illecite, e lo sappiamo. Nonostante la sua bassa statura, il pinguino è un nemico pericoloso, i cui ombrelli nascondono una varietà di armi e dispositivi letali. Questa qui è la sua scheda, qui le caratteristiche. Perfetto, proseguiamo. Dentiera qua. Dentiera qua, non c'è due senza tre quelle dentiere. Qui forse. E qua sono cazzi, per quello lì è armato. Dai, che è andata bene invece. Più che altro mi sa che ci siamo persi un dialogo, vabbè. Là sopra qualcosa c'è di sicuro. Vediamo se... eccolo qua il trofeo dell'enigmista. Qui niente. Allora, quelli lì, nessuno armati? No, nessuno. Però comunque proviamo ad abbatterne almeno uno. No, niente. Allora, finalmente uno di questi con i coltelli è giù. Un altro giù e adesso questi qua poi sono abbastanza facili. Beh, più facile del previsto. Qui c'è qualcosa sicuramente. Esatto, come immaginavo. E qui c'è un passaggio. Dove c'è morto qualcuno, ottimo. Allora andiamo a salvare i cosiddetti ostaggi. Dentiera. Dov'è? Eccola lì. Dentiera. Dentiera, perfetto. Qui c'è una trappola sicuramente, infatti. Oh, che fastidio! Pensavi che sarebbe stato facile, vero? Questa sera non hai imparato niente. Fra due minuti
La stanza sarà piena di gas e si sarà. Ok, abbiamo 2 minuti per salvarli. Allora, questo è un pavimento distruttibile, ma non con la colla. Saliamo ancora di più. Via. Qua è come cacchio facciamo salire ancora? Qui dentro forse? Forse abbiamo beccato la strada giusta, eh? Dobbiamo salire, dai, ok, qui c'è un'altra strada. Forse sì, ci siamo. Perfetto. Ok. Grazie Batman. Se ne sono andati tutti. Sì, adesso sei al sicuro. Cos'è successo? È stato tutto così veloce. Alcuni pazienti hanno fatto irruzione e hanno iniziato a rompere tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Bill ha cercato di reagire, ma erano in troppi. Hanno preso la dottoressa Yang. È entrata qui e l'hanno seguita. Mi spiace, quando mi sono ripreso mi sono ritrovato legato. La dottoressa era sparita. Ok, quindi abbiamo salvato gli ostaggi, però adesso io ritornerei su per vedere quella grata che c'era in alto, se ci dà qualcosa. Qui intanto c'è Quincy Sharp, niente, saliamo ancora. Lì dove eravamo entrati noi? Qui c'è una strada chiusa, quindi inutile. Saliamo ancora, lì eravamo arrivati e da qui potremmo rientrare. Perfetto, trofeo dell'enigmista. Adesso possiamo proseguire, quindi, e cerchiamo di continuo a esplorare la residenza, ricerca gli appunti della dottoressa Yang. Oddio, non credo che siano qui. Forse sì. Qui non dicono nulla. Non sembra esserci niente. Da dove eravamo entrati c'è una porta chiusa. Questo enigma diabolico sbuca fuori dal... Sarà un punto esatto di domanda che va visto da qualche posizione strana. Allora, soggetto oscurato. Non capisco dov'è il punto più che altro. No, ok, possiamo salire qua sopra. Probabilmente da qui lo vediamo, il punto.
Funzione non allineata. Perfetto. Lì è risolto. Qui c'è un muro distruttibile. C'è un'altra cronaca di Arkham. Il mio viaggio durò poco più di un mese. Poi, andando in visita nelle accademie di Metropolis e Keystone, entrai in contatto con idee nuove. Il giorno che tornai a casa ero di buon umore, felice di rivedere mia moglie e i miei figli. Il giorno lo terminai in ginocchio immerso nel loro sangue, mentre i pezzi della mia vita mi scorrevano sulle dita che grondavano rosso. Ok, qua iniziamo a capire che Arkham qui stava leggermente impazzendo, eh. Quindi direi che comunque dobbiamo rientrare di nuovo lì, a meno che qua di sopra ci sia qualcosa. Direi assolutamente no. Rientriamo qua e cerchiamo. Piano lì sotto nulla. Qui sopra sembrerebbe nulla. Qui è chiusa. Qui c'è un passaggio da cui eravamo arrivati prima, credo. Saliamo ancora. Qui non c'è niente, lì dove avevamo tagliato. Qui anche non c'è niente. Ovviamente ritorniamo all'atrio principale e vediamo se c'è qualcosa lì. Magari c'era sfuggito. Proviamo così, perché qui non vedo assolutamente nulla. E andiamo. Una dentiera che mi era sfuggita. Che cosa succede? Altri da abbattere. In piedi. E anche questi sono giù. Qui non c'era nulla neanche prima. Vediamo se qua si è aperto qualcosa. Nel mentre, qui è ancora chiuso. Qui è ancora chiuso, qui non c'è pressoché nulla. Dobbiamo andare di qua. Thank you.
Ok, energumeno fuori gioco, però gli appunti non li abbiamo ancora trovati. Che cos'è quel collarino? Perché fa quel rumore? È il collarino suicida, però fa un rumore strano. Il collarino suicida? Forse è un altro nome, comunque lo usano per monitorare il battito cardiaco dei pazienti. Se il valore scende scatta l'allarme e arriva la squadra dei soccorsi. Succederà anche ai miei uomini se le fai scattare a meno. Non te l'aspettavi, mamma? Li puoi trovare a... vediamo, nel settore ovest. Sarebbero già qui se non fossero impegnati a ficcare un po' di buon senso nella testa di Cash. Facciamo così. Non voglio rovinare la sorpresa, ma li informo che stai arrivando. Ok. Quindi abbiamo scoperto che è stato aggiunto agli avversari il collarino, quindi quando uccideremo uno di quelli gli altri saranno allertati. Per il resto qui non credo ci sia molto, parla con la guardia. Credo che le stia prendendo. Ha bisogno del tuo aiuto. Me ne occupo io, voi restate qui. Dovremmo andare a salvare Cash a questo punto. Qui lì è chiuso, qui c'è un muro molto sospetto. Ecco, c'è un muro che non ricordo dov'è, che portava la mappa di Arkham City. Però vabbè, nulla che ci importi al momento. Quindi, usciamo da qui e poi ci salutiamo. Perfetto, quindi siamo arrivati in questa nuova stanza. Dovremo salvare Cash, ma lo faremo nel prossimo episodio. Quindi ad un prossimo video e ciao a tutti.